facciamo una ricetta meravigliosa. Comunque, tutte le mie ricette sono meravigliose, però questa mi piace veramente tantissimo. Facciamo le spessadino con osso alla brasiliana, come fa la mia mamma. E poi mio fratellino, che gli piace tanto, la moglie non lo sa fare, cognata mia, impara a farlo, che è facilissimo. Andiamo a vedere gli ingredienti. Allora, spessatino con osso, cipolla, aglio, salsa di pomodoro, sale, pepe nero, coriandolo macinato, già che non c'ero quelli fresco, cumino, patata, pomodoro e peperoni. Andiamo alla preparazione. Allora, come vedete, io ho messo la pentola a casserola, la pentola ormai mi capite benissimo, credo. Ho messo al fuoco e li faccio riscaldare. Non ho messo l'olio, non ho messo niente, perché nel nostro bello bocconcino sono grassino di suo, no, extra grasso, però c'è un po' di grassetto. Mettiamolo qua, uno ad uno. Io preferisco questo tipo di pentole perché se profumino invece, così ce l'ho in spazio bene bene per mettere tutte le patate. Lasciamolo dorare di una parte e dell'altra, sempre in fuoco alto, va bene così. Vedete che c'è il suo grassettino, per questo non l'ho messo l'olio. Bello, bello, bello. Lasciamo così per un paio di minuti da una parte, poi la giriamo. Adesso che ho visto passare più o meno un minuto, sempre a fuoco alto, la giro. Siccome vedete, ha fatto già un po' d'olio, vedete che la pentola è unta, perché per questo vi ho detto che no, non serve l'olio. Vabbè, se volete mettere, se vi piace, mettete l'olio, però non serve, come vi ho detto, vi sto facendo vedere, non serve. E niente, lasciamo così per un altro minuto. Adesso, come avete visto, è dorata anche dell'altra parte. Aggiungiamo l'aglio e la cipolla. Facciamo una mescolata. Io di solito, chi era più grassa, io avrei tolto l'olio, però come potete vedere, vuol dire, c'è il grasso normale, niente di particolare. Lo lasciamo così a dorare insieme l'aglio e la cipolla. C'è già un profumo meraviglioso. Lasciamo così fino a che diventerà moretina. Come potete vedere, è bella moretina anche l'aglio e la cipolla. Aggiungiamo gli altri ingredienti: i peperoni, i pomodori, un po' di cumino, vedete così, non tantissimo, un po' di coriandolo macinato, una bella grattata di pepe, un po' di sale, li giriamo tutto bene bene. Adesso mettiamo la salsa di pomodori, così aggiungiamo un po' d'acqua. Mettete abbastanza perché questo deve cuocere. Adesso chiudiamo con il suo coperchio e lasciamo così per mezz'oretta, poi li controlliamo. Adesso che è passato mezz'oretta, andiamo a controllare. Oh, che spettacolino, ragazzi, che bello, vedete che bocca. Guarda, vede questo osso, per esempio, è staccato, vuol dire
che la carne. Però comunque controlliamo con la forchetta. Vedete, se la forchetta entra senza difficoltà, vuol dire che è più o meno pronta. Adesso aggiungiamo le patate, perché le spezzatine, la morte sua e le patate. Adesso lasciamolo così a fuoco medio per, diciamo, per 5 minuti. Sì, 5 minuti ci basta e sarà tutto uno spettacolo. Ci vediamo fra 5 minuti. Adesso è passato, per dire la verità, 6 minuti, perché le patate ho visto che non era cotta abbastanza, però come potete vedere c'è una cosina qua meravigliosa. Impiattiamo questa volta della pentola al piatto, vero Ale? Siccome Ale mi ha detto amore non ce la faccio più, ho troppo fame, ho capito, e io ho detto amore mio ha pure ragione. Guardate che meraviglia, c'è il suo bello sughettino bello denso come piace tanto Ale. Mettiamo un'altra patata, principalmente che a Ale piace tanto. Mettiamo un altro po' di sughetto. È mica solo a me, pure a lei, io. È vero, tesorino mio, non solo a te. Non ci resta che mangiare, vero Ale? Eh sì, chi è? Guarda che piattino. Che spettacolo, ragazzi. È veramente, guarda, vi posso assicurare che è un piatto fantastico. Poi oggi fa veramente freddino, anche se stiamo a casa fa freddino. Questo piatto così potente, così buono, continua a dire gnam gnam gnam, magnami magnami, e niente ragazzi, che dire, grazie a tutti, faccio un bel pollicino su 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 su, iscrivetevi, iscrivetemi, alla prossima, un bacione, bye.